Buongiorno ragazzuoli, buongiorno. Video in ritardissimo sulla partita di ieri sera di Champions tra Milan e Inter. Come avevo premesso nel video di ieri, vedevo un Inter molto più in palla del Milan, un Inter molto più in condizione sia fisica che mentale del Milan, il Milan che dipende molto da Leao, e quindi venendogli a mancare Leao ha perso tantissimo il Milan, e ci arriva anche una condizione fisica il Milan veramente non ottimale, ma hanno sbagliato in qualche cosa. Per loro non tutto è perduto, ragazzi, perché comunque il calcio è materia comunque da prendere sempre con le pinze, e quindi al ritorno ci potrebbe essere anche una situazione che vede il Milan riuscire a ribaltare la situazione, ma al momento mi sembra molto difficile perché l'Inter è veramente in palla adesso. Quindi facciamo i complimenti all'Inter. L'odio sportivo è una cosa, il dato di fatto è che l'Inter arriva al finale di stagione in una forma ottimale. Detto questo, se ci va il Real o se ci va il City in finale, sono squadre nettamente più forti sia dell'Inter che del Milan. Ma ritorniamo al discorso di prima: il calcio è materia non propriamente scientifica, quindi in una finale le varianti che possono decidere una finale sono tante. La stronzata di un calciatore che si fa cacciare fuori, la cattiva giornata dei giocatori che comunque fanno la differenza in una delle due squadre, e quindi anche se dovesse andare in finale l'Inter, la possibilità comunque di vincere la Coppa ce l'ha, perché in finale può succedere di tutto, cosa che al tifoso juventino darebbe ampiamente fastidio, perché insomma noi purtroppo di finali abbiamo fatte tante, di coppe ne abbiamo portate a casa poche. Però se ti metti a tifare e segui il calcio, ci sono anche queste situazioni che un po' ti fanno rosicare. Pazienza, ci vedremo una finale con una squadra italiana, e siccome hanno sempre tifato contro di noi, tiferemo anche noi contro. Poi, se andrà bene a loro, faremo i complimenti, perché io poi sinceramente, se l'Inter o il Milan dovessero andare in finale e vincere la Coppa, gli si fa i complimenti, punto e basta. Cioè, io poi, a me, tra parentesi, in tasca non mi entra nulla. Prenderemo un dato di fatto che altre squadre sono più fortunate, più capaci, riescono a calarsi meglio in una finale, non lo so la motivazione esatta quale sia. Per adesso rimangono i complimenti all'Inter per aver comunque fatto una bella partita ieri. Speriamo noi stasera di fare una bella partita, perché vorrei vedere una bella partita stasera. Non pensare alle cose giudiziarie, a tutto questo schifo. E poi vedremo, ragazzi, come andrà a finire. L'ideale sarebbe arrivare secondi in campionato e vincere l'Europa League, per poi vedere cosa fa l'UEFA, per vedere se hanno il coraggio di estrometterci dalle coppe. Tutto lì, ragazzi, ci si vede in qualche live oggi e poi nella reaction da Gianni. Un abbraccio a tutti.